Raga, che cacchio è stato là sopra? Che è successo? Cos'era? Non lo so. Tipo dei meteoriti? Si è sentito tipo un fracasso assurdo e sono caduti 3 meteoriti sugli alberi, credo. Per fortuna c'era l'albero. Ma che cacchio... Ma anche i fulmini, scusate, ma non ha senso sta cosa. Perché cadono ancora? Cioè, poco fa, adesso io ho iniziato a registrare ora, per fortuna, perché altrimenti ci perdevamo anche questa. Ma prima erano caduti dei fulmini. Ma i fulmini, se sono una cosa dell'intruso, e l'intruso è morto, ed effettivamente ha senso, potrebbe essere davvero morto, perché non lo stiamo vedendo più? Quindi, boh, infatti, per quanto ne sappiamo, potrebbe essere. Evidentemente non è così sicuro che sia morto. O non sono dell'intruso. Ma sai qualcosa, Mario? Non ha senso, no. No. Allora, prima di tutto... Purtroppo, voi due non siete già più trasformati. Mo' mi spiegate che cosa cacchio avete fatto, Mario e Stefano. Ma cosa? Ma che davvero? Invece Giorgio, io ed Anna siamo ancora trasformati. Io non lo so, avete toccato qualcosa? Avete combattuto? Assolutamente no. Niente, vabbè. Forse non serviva più? No, fidati che ho l'impressione che servirà ancora. Per fortuna noi lo siamo. Quello di cui sono più preoccupato è Giorgio, perché stai rimanendo ancora e non vorrei farti consumare, cioè consumare la piuma che tu ci hai dato per riviverti. Quindi mi raccomando, cerca di stare attento. Va bene? Va bene, non ti preoccupare. Allora, l'ultima cosa che ci manca da fare, ragazzi, col piccone gigante dei giganti, è entrare qua dentro. Per quanto riguarda Stefano, Mario ed Anna, voi potete entrare. Giorgio, tu invece probabilmente prenderai ancora il danno della pioggia acida anche qua sotto. Vuoi che provo lo stesso? Sì, puoi provare, certo. Vai avanti, guarda. Dobbiamo infilarci là sotto in caverna. Ok, però... Beh, no, vedi? Ovvio. No, prendo ancora danno, prendo ancora danno. Attenzione che c'è anche uno di questi schifi. E sono anche fortissimi comunque. Noi altri possiamo entrare. Allora io cosa faccio? Devo aspettarvi qui. Cerca di trovarti un punto riparato, che non sia mai cadano altri cosi. Nasconditi. Non andare lontano. Ok, rimani proprio qua. Vabbè, rimango qui nelle vicinanze, va bene. Tanto noi è da qui che usciamo poi. Seguitemi, ragazzi. Ora, Stefano, tu mi avevi detto che da qualche parte qua sotto avevi già visto la cosa che noi stiamo cercando. Quindi se vuoi guidarmi tu... Di fondo di qua. Ok, noi dobbiamo aprire praticamente una specie di cassaforte di ossidiana. Dentro questa cassaforte di ossidiana troveremo... La lampada, tu Anna sei sveglia o dormi? Perché ci non hai sono, detto niente sono, dall'inizio. Sono assolutamente sveglia. Dove sta, Ste? Era da queste parti, tipo bisognava... Eccolo qui, vieni. Ci sono, tranquillo. Ok, sì, è quella lì. Praticamente dentro quella cosa di ossidiana ci sta il quello che ci serve a noi. Non si può rompere con il piccone normale, anche se sembra di sì, ma ovviamente non si può. Si può rompere però con il piccone dei giganti. Quindi io faccio luce perché è molto speriamo buio. Che sia questo, perché se viene fuori che stiamo sbagliando tutto. Dovrebbe essere questo? No, si rompe. Si sta rompendo? Me lo ricordo. Io non vedo, ma sei sicuro? Raga, Lion, a me sembra troppo piccolo. Ma infatti non credo che sia questo. Raga, ma non come è possibile. No, io me la ricordo sta cosa, oh. Ma io mi ricordo che serviva il piccone dei giganti per spaccare questo cubo di ossidiana. Ma quanto c'era un altro? Più ma grande? C'era un altro? Sei sicura? Fai vedere. Perché... Ragazzi, ma... Questo, ragazzi, cosa c'è il dottor Gaster da me, quello è la volta scorsa. Come sarebbe c'è il dottor Gaster? Ma come scappa. È qui, Giorgio, è qua sopra. Non lo guardare, allontanati. Ma ti sta facendo qualcosa? Lui mi sta solo guardando. Io sono messo nella zona riparata sotto un blocco, tipo. Non so se hai bisogno, ti sta attaccando. Se ti attacca, chiamaci. Mi ha dato un libro. Mi ha dato un libro macchiato di sangue, tipo. Non lo toccare. Non lo apro. Qualsiasi cosa tu non toccare niente. Non lo toccare. Ma se n'è andato adesso o è ancora lì con te? È ancora qui. Qui mi sta guardando. Ascolta, e ora se n'è andato. Se ne sta andando. Rimani fermo. Stai tranquillo. Usciamo il prima possibile. Raga, c'è un problema. Questo deve essere quello giusto. È questo, per forza. Al 100%. Si vede. Il problema è che io qua sto cercando di scavare sta roba. Si sta rompendo. Si rompe. Continua. Ma siete sicuri? Continua. Io insisto, però non. Vai. Cioè, la crepa la vedo anch'io, ma è minima. Non mi pare che si stia rompendo. No, ci sei quasi. Vai. Insisto ancora. Siete convinti? Ok. La vedo anche io, effettivamente. Speriamo che... Oh! Si è rotto! C'è una cassa? Aspetta, faccio luce. Finalmente, allora. Dimmi che ecco, c'è, dimmi sì, che c'è. Sì, che c'è, sì, c'è. Lamp meno male. Of Cinders. Ora, Giorgio, penso che per te tutto quello che sta succedendo sia un po' misterioso. Ma non ti preoccupare. Ma c'è anche una cassa dietro. Davvero? Non ho visto. Sì. Ok, spostatevi un secondo. C'è dell'altro, c'è un altro fagiolo magico. Vabbè, sapete che vi dico, Mario, piglia sia il fagiolo magico sia uno di quel suolo, ok, Uberus Soil, che serve per farlo crescere. Adesso usciamo subito da qui, dobbiamo tornare da Giorgio più in fretta possibile. Chi va avanti, chi si ricorda da dove siamo entrati, Anna? Di qua. Perfetto, andiamo. Qua. Allora, ricordiamoci bene, cosa abbiamo fatto? Giorgio, ti voglio rendere partecipe perché qua, non voglio okay, che dimmi. Ti senti escluso. Praticamente,
Con questa lampada noi abbiamo la possibilità di bruciare i rovi che l'intruso crea per bloccarci l'accesso alle cose. Raga, lo leggete anche voi? Amy left the game. Leggo. Perché? Sì. Cosa non ha senso? Cosa vuol dire? Non ha fatto niente stavolta. No, infatti, non è che l'abbiamo sfruttata o l'abbiamo stancata. Non abbiamo. È rientrata, però. È tornata. Stranissimo. No, raga, non ha senso. Cioè, non ha senso. Ma che sta succedendo? Non lo so. O sta a fare qualcosa di suo conto. Però è un po' preoccupante sta cosa, eh. Cioè, Giorgio, noi siamo usciti. Tu sei ancora qua, non ti vedo più. Io sono eccoti qua, mi vedi? Qua vieni, sotto. Vieni. Fammi vedere il libro che ti ha dato Gaster. È questo qua, io non l'ho aperto, non l'ho toccato, non ho fatto nulla. È lo stesso, eh. È lo stesso, Lion. Mario, ma qua c'è una cosa che io non... Aspetta un attimo. Aspetta. Allora, è lo stesso. Però questo qui, a differenza del mio, che io l'ho firmato col sangue, quindi è collegato a me, questo qui non è collegato a nessuno. Ora... La domanda è, Mario, vieni un attimo qua. Allora, sono già qua. Bravo. Mi spieghi perché tu mi avevi fatto tutta una storia su sto libro da firmare col sangue? Voi vi ricordate? Tu, Stefano, ti ricordi? Sì, lo ricordo. Non te lo dovevano dare, non te lo dovevano... Io te l'ho dato. Cosa? Comunque. Ah, Mario! Cos'è? Che è successo? Non vedo più niente. Togliti. Non mi posso togliere. Sono accecato, non vedo più nulla. Cosa cacchio è stato? Fermo Mario. Gli si è buttato in testa e si è attaccato. Ma che cos'era? Era una roba nera, hai visto? Sì, sembrava tipo una specie di... Hai visto? Boh, tipo una cosa schifosa. E ti è uscito anche un achievement che si chiama salsa di petrolio, tare e petrolio. Sì, è catrame. Sì, però tipo, no? Non ti pensare che mi distrai con ste cavolate. Tu mi avevi detto che il giornale è da firmare con il sangue. Era una cosa che l'intruso non voleva che noi avessimo, che io avessi. Che quindi era una cosa segreta. Sì, mi ricordo, non ti preoccupare, me come lo ricordo. Mai benissimo. Adesso a Giorgio invece dottor Gaster ne dà uno così, proprio glielo dà a lui, eh? Non ne ho la più pallida idea. Che strano, amici. Francamente non so chi dovresti chiederlo, se a Mario o a Giorgio. Tu non hai fatto niente, giusto? Cioè non... Assolutamente, io ero fermo qua sotto un albero e è arrivato lui e me l'ha dato guardandomi e poi se n'è andato. Ma tu hai dato altro? Hai ricevuto altro? Solo il libro? No, niente, soltanto quello, solo no, quello. Giorgio non è... A parte la cosa del rubare il talismano, che questa cosa non te la perdonerò per un bel pezzo. Questo mi dispiace, lo so. Vabbè, però mi fido di quello che dice. Invece di te sappiamo che no, da un bel po' non ci si può fidare. Sì, è strano per lui, eh. È strano, avete capito? Scusa, ma questo libro a cosa serve? Sto libro non lo sappiamo. Quello che ho firmato io dentro ci sono scritte delle cose strane. Sinceramente non ho capito niente. Quello che pensiamo è che sia una specie di diario che l'intruso usa per segnarsi le cose che modifica. O usava se è morto, non lo so, ma io non... Ah, per questo non dovremmo averlo noi, praticamente. In teoria, sì, però ma se Gaster te lo dà... Ma dovrebbe esisterne uno solo, a parte, in teoria. Infatti, se Gaster ti ha dato quello, forse secondo me c'è qualcosa è che... di Gaster? Stai zitto te, che guarda, io non voglio neanche pensare a che cosa puoi aver pensato di fare. Tu quando mi hai dato sto diario, maledetto? Comunque, raga, ma la sentite anche voi? È lei, sì, che la sentiamo. Sì. Perché? Davvero stava succedendo qualcosa, sì, allora? Siamo stati stupidi. È uscita, è rientrata. Siamo stati stupidi. E mo piange. Raga, io mi... com'è che era? 191? Fermi, eh? Così? Poi? Tanto abbiamo capito che comunque basta chiamarla. Aspettate, mi sto impanicando. Porta. Vai, tranquillo. Due punti. Castle, così. Ok, ti prego, fa che funzioni. Sì. Sta funzionando. Sì, ha funzionato. Sì. Ok, ragazzi, ci sono anch'io. Andiamo, veloci, senza perdere tempo. Corri. Cosa sarà successo stavolta? Io non lo so. Non lo so neanche controllate io. Controllate subito destra e sinistra. Mi pare che non ci sia niente. Come io l'altra sopra, volta. Vado sopra. Sì, ma se lei ha pianto qualcosa deve essere successo, ogni volta che ci chiama. E poi anche io quel... vado di qua. Left the game, joined the game. Giorgio, quello tu rimani. Sta succedendo qualcosa, sicuro. Giorgio, rimani con me che non sei forte abbastanza, non sai nulla qua, eh. Tu fai brutta fine se fai qua cose avventate. Qua sembra tutto tranquillo. Neanche all'ingresso, non c'è niente. Aspettate un attimo, tornate all'inizio. Arrivo. Va bene. Provo di nuovo a mettere il visore notturno a vedere se c'è qualcosa intorno. Mettili e prova a venire qua da me. Sono già il Mario, vieni tu al centro perché qua pure io ho sentito qualcosa, muovendomi vedi di niente? Lato. Non vedo niente, però ho sentito. Io di là non mi potevo muovere. Aspetta un po'. Vedere. Ci sono di nuovo. Oddio mio, oddio mio, di là è pieno. Allora, no, quanto pieno? Giorgio, so che tu sei terrorizzato perché non stai capendo. Non so di cosa si parli, non lo so. Allora, vatti a vedere i video invece di fa niente come fai tutto il giorno. Adesso quello che c'è davanti a voi e intorno a voi sono dei mostri. L'esercito. Fermi. Mario! Levati da lì. Ok, fermi. Stefano, pure tu. Fermo. Fermo. Allora, stanno sparendo. Ce n'è uno davanti ad Anna. Anna, spostati. Sto Anna. Sto perdendo, okay, più che altro. Ok, allora. Ce ne sono. Io ne ho visto almeno una ventina.
Adesso ne vedo solo uno e se n'è andato. Perfetto, se ne sono andati tutti. Tolgo gli occhialetti. Mi sa che la situazione sta andando e peggiorando. Senti, quel coso dobbiamo distruggerlo, ti prego. Allora, ma perché se lui è morto? Lui è morto, ma il suo esercito no. E poi non è neanche detto che lui sia morto. Adesso, quello che è il problema principale è che se noi scegliamo di andare avanti distruggendo il laboratorio dell'intruso per fermare il suo esercito, non possiamo andare avanti nell'altra cosa che dobbiamo fare, cioè, e siamo a un passo, siamo a un passo. Abbiamo la lampada in mano e questa in teoria dovrebbe servire. Dovremmo anche approfittarne se l'intruso venite, è morto. Venite, venite con me. Allora, ci abbiamo, abbiamo di tutto, è vero comunque. È vero. Anche perché pensate, magari lui è capace di ritornare in vita, però per quando lui torna in vita, magari noi abbiamo già recuperato, potrebbe essere il tiranno e quindi gli facciamo mangiare il cuore. Sbrigare, secondo me. E ce ne liberiamo una volta per tutte. Prima di tutto proviamo la lampada, vediamo se funziona. Guardate, perfetta, perfetta. Fantastico. Guarda, fantastico. E così vedi, li incenerisce, li toglie di mezzo una volta per tutte. Questa è un'arma importante, perché ricordatevi che l'intruso potrebbe utilizzare. Non la usare così, però potrebbe scaricarsi. No, ci no, serve no, no, tanto. Questa si può usare tutte le volte che vuoi. È finita. Si può usare tutte le volte che vuoi questa. E se l'intruso prova di nuovo a catturare qualcuno di noi, adesso con gli rovi, noi possiamo fregarlo, perché usiamo questa, pa, e ci liberiamo subito. Oh, siamo a cavallo. Però possiamo ricatturare. Dottor Gear. È vero! È possiamo vero! Ma magari gli togliamo uno dei cavalieri. È vero, potrebbe essere. Allora, se siete tutti d'accordo, io mi permetterei questo lusso e andrei a provare a liberare il dottor Gear, allora. Alla e fine andiamo, tutti insieme? Tutti, sì, sì, andiamo, venite, dai. Tanto è vicino, cioè. Di qua, vieni di qua. No, è vicino, non c'è bisogno, non c'è bisogno. Infatti mi ricordo anch'io che era vicino. Solo occhi aperti quando entriamo nella foresta. Ricordatevi che qui c'era anche un po' quella la zona... possiamo girare? Sì, ma cioè, spesso io penso che se l'intruso rinasce, rinasca qua in mezzo. Oppure potrebbe esserci qualcosa che ha messo lui, qualche trappola. Tutti i combattimenti con i cavalieri dell'Apocalisse erano in mezzo qua. Non vorrei mai che troviamo ancora. Ma se ti ricordi, c'era quella zona strana, tipo sì, che dava certo quegli effetti stranissimi. Certo, certo. Infatti, stiamo passando di lato. Ma non è tanto lontano, giusto? Cioè, io mi ricordo che era più vicino di così. Cimitero. Sei oltre sicuro? Cimitero, ragione Mario. Sì, 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 sì. Io non mi ricordo che era qui. Io mi ricordo che era più in là. Siete certi? No, 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 tranquillo. Ti ricordi che vicino al cimitero c'era il campo degli scienziati? Sì, è vero. Ok, vado avanti io allora. Tanto io arrivo più in fretta di voi perché posso volare. Sì, è vero, avevate ragione, me lo ricordo. Okay. Sì, sì, era qua. Ok, io sono già qui. Inizio a dare un'occhiata. Tanto voi mi raggiungete, no? Casomai mi aspettate fuori, non dovrebbe succedere niente di male qua dentro, a parte gli scienziati. Vi ricordate che qui erano morti, giusto? Ce ne sono due schiantati per terra qua fuori. E ce n'è uno vivo, però. Non sono morti tutti. Cioè, qualcuno di loro è rimasto in vita. Forse, non lo so, può essere che magari... Ma sto parlando da solo, scusate, vi siete addormentati? Controlla pure se ce ne stanno altri sotto adesso, magari, no? Io non mi ricordo che cosa c'era qua dentro. Mi ricordo solo che c'era una porta che tipo avevamo aperto, vi ricordate? Con il laser, tipo. Sì, esatto, sì, c'era sì, la sì, cella sì, del medaglione di Gear, ti ricordi? Ah, scendo io e Anna e voi rimanete là sopra. Qui? Sì, sì, tanto non dovrebbe esserci niente di pericoloso. Mi ricordo che c'erano i cani, in caso però, dici subito, eh? Sì, dico... Oh, è profonda, vedete pure però, se ci stanno ancora loro. Raga, scendete, perché se ci succede qualcosa ho bisogno di chiamarvi qua prima che scendete, ci mettete un quarto d'ora. Va bene, arriviamo anche noi. Venite tutti. Ma non mi ricordavo fosse adesso così profonda, eh. Usciti dalla scala a destra, ragazzi. Anna, datti una svegliata perché non mi sembri attenta per niente. Occhio. No, no, assolutamente attenta, tranquillo. Non sei attenta a nulla, non sei attenta. Venite dietro, tutti vicino. Mi raccomando. Attento, ti ricordi che qui l'ultima volta c'erano le statue? Davvero? No, non me lo ricordavo. Ci siamo anche noi. Ok, bravo. I cani, non le statue. Io mi ricordo i cani. Anna, cosa stai dicendo? C'erano anche le statue l'ultima volta che siamo entrati. Quindi attenzione quando entri. Allora, fermi, vi dico io. Tanto avete tutti quanti le chiavi adesso, no? Certo. Quindi non avete problemi. Mi pare che... Allora, statue io non ne vedo. No, potete entrare. Ma Anna, ma sei sicura? Non ci sono? Aspetta, non mi pare. No, non ci sono le statue. C'è dottor Gear? E lui? Ma non sono neanche... Sì, è lui, di spalle. Fermi, non venite avanti. Qua vado avanti io. Fermi. Ok, cani. Allora, i cani non mi pare che ci siano. No. Cioè, la terra che avevamo lasciato noi, perché noi speravamo che mettendogli la terra intorno... Questa me la riprendo perché è anche preziosa, è quella che allontanava l'intruso. Noi la speravamo ridiamo che... a Mario quella. Mario... Vieni Mario, vieni. Entro vieni, solo vieni. Io, entro solo io. Mario, prendila e te la tieni. Non buttarla questa volta magari. Anche quella. Ce l'ho. Prendila tutta quanta. Non serve più qua perché io lo liberiamo. Non servi più. Non dovrebbe. Adesso io
Io lo libero, però ricordiamoci che l'ultima volta che noi abbiamo visto Dottor Gear lui ci aveva attaccato, eh? Questa cosa non dimentichiamocela, quindi... Però probabilmente era sotto il controllo dell'intruso, se lo liberi magari sciogliamo questo collegamento. Si era trasformato. Ma che ne sappiamo che lui adesso non è ancora sotto il controllo dell'intruso? Devi provare comunque, non puoi lasciarlo lì, siamo qua adesso. Io lo libero allora, eh? A sto punto libero, magari non ci fanno nulla. Allora, sto distruggendo tutta la cella intorno a lui, in teoria... In questa maniera lui può uscire pure. Vai di più, di più. È uscito. Sì, è uscito. Io gliela rompo comunque bene. Ma dove perché... è andato, scusami? Non ne ho idea, non lo so. Siete entrati tutti, anche Anna, sì, eccovi. Sì, non ci sono anch'io. Però secondo me abbiamo fatto una cosa giusta. Oh, alla fine lui era buono, salvandolo, secondo me abbiamo fatto la cosa. Però l'ho liberato, non ci ha attaccato, quindi in teoria era veramente preso dall'intruso. Sì, sì, volta. Sicuramente adesso è buono. Poi se ti ricordi quando l'intruso l'ha catturato e noi l'abbiamo visto, lo stava frustando. Sì, è questo me lo ricordo bene. È vero. Ricordati l'ingresso. Oh, no, ragazzi! Cosa è successo? Oi! Dove siamo? Dove siamo? Non lo so. Ma che cacchio? Perché siamo qua? Siamo dentro il Leviatano. Ma che cosa era morto? Non è possibile, il Leviatano è morto. Ma avete toccato qualcosa? Io non ho fatto niente. E neanche. Cosa è successo? Porca miseria, cosa cacchio? Oh, ma qui ci sono i trofei che ha rubato l'intruso. Oh, no, non li tocca, sono loro. Come non li toccare? Ce li dobbiamo prendere, Mario, ma sei pazzo? Non tocca sti trofei, non li toccare. Cosa stai dicendo? C'è questo qua. Mario, li dobbiamo prendere. Mario, dobbiamo prenderli. Ma non li possiamo non possiamo. Ma questi ci servono, Mario. Mario, ci servono, ce li ha rubati, li ha rubati. Ragazzi, fa fuori se li prendiamo. Ma che stai dicendo? Ma stai dicendo? Ma è morto, l'intruso è morto, riprendiamoceli anzi. Non dobbiamo toccare sti trofei, non li toccare. Sei pazzo? No, Mario, io li prendo. Mario, lontani, per favore. Mario, fermati, ferma, non lo prende, non prende. Ma sei matto? Ma mi stai minacciando? Ma sei impazzito, Mario? Ma cosa fai? No, non prenderli, veramente. Ma li devo prendere, la smetti, ma sembri pazzo, ma cosa stai dicendo? Scusa, li devo prendere. Se li prendete, attacco, ve lo dico, se li prendetevi a ma tacco. Cosa stai? Ma sei impazzito, ma è impazzito, ma è impazzito. Scusa, ma scusami. Veramente. Vabbè, non li fuori. Sto prendendo. Ma cosa fa lo fuori? A Mario? Ma sei pazzo? No, calmi. Calmi. Perché non li dobbiamo prendere? Cosa cacchio c'è che non va? Ma guarda, questi ce li ha rubati lui a noi. Lasciali qua. Mario è impazzito, no, ragazzi. Cioè, Mario è fuori di testa, ma questa cosa qua cioè, stai andando troppo avanti. Mi sembra follia. Ma che cacchio siamo arrivati qui all'improvviso con queste cose e li lasciamo qui. Lasciati qua, punto. Vabbè, io mi vergogno per Giorgio. Cioè, cosa cacchio penserà di te, Mario? Cioè, te ti stai facendo vedere da... Mamma, oh mio Dio, guarda, io non ho parole. Cioè, sembri veramente la schifezza della situazione. Perché? Spiegami perché. Perché sì, lasciamoli. Cosa vuol dire perché sì? Ma come sei? Ma sei scemo? Perché Mario, sì? Mario, sai qualcosa che noi non sappiamo. Ma hai dato quest'impressione già da un po'. Bella scoperta, Anna. Bella scoperta. No, stavolta è importante. Ma scusa, almeno questo qua, quello del Lich King. Non ne prendere nessuno. Oh, vabbè. Vuoi fare davvero lasciarli qua? Cosa che ne so, beh, fa così, cosa devo fare? Non lo so. Veramente, datemi retta per una volta. Ingabbialo. E prendiamo quei cosi. Non possiamo, cioè se è così convinto. Poi se poi ci aveva ragione, non li dovevamo prendere. Poi siamo delle schifette. Niente, vabbè, non prendiamo un accidenti perché siamo stati teletrasportati fuori per forza. Mario, però, cavolo, ci hai fatto bruciare un'opportunità. Io non lo so. No, un'opportunità d'oro. Salvati praticamente. Non so sì. Da cosa. Ma smettila, guarda. Ma perché? Cretino maledetto. Vi potete fidare di me una volta? Ma poi parli con sta voce sta viscido! Ma che cacchio dici? Veramente? Ma io non lo so. Secondo me te stai impazzendo. Ma poi capivo se tu dicevi guardate non li prendete perché se li prendiamo succede questo e questo. No, non li prendete, fidatevi di me, non li prendete, perché non li prendete sì. Perché vi ammazzo perché se sì. Li prendete. Ma cosa vuol dire perché sì? Raga, abbiamo fatto la scelta giusta, non stiamo. Ma quale scelta? Ma cosa ci si è costretto praticamente. Cioè Mario, io veramente però, ma che cacchio vuol dire? Ma perché sì? Ma non è una risposta. Oh mio Dio. Che succede? Bello. Abbiamo fatto la scelta giusta proprio. Se è la scelta giusta corrisponde questo. E poi l'intruso allora non è morto. Anna! Raga! Anna è trasformata, raga. Anna è trasformata. Oh, cavolo, cosa c'ha? Cosa c'ha? Raga, Anna. Perché ho preso la spada? Allontanatevi. Allontanate Giorgio, via. Perché in quel modo? Perché Anna ha bevuto troppo sangue dell'intruso e mi sa che ci vuole attaccare. Attenti adesso. Al portale dietro. Lion, vai indietro. E io resisto, sei tu che rischi. Non andare nel portale, attenti, no, Anna. Tranquillo. Anna, che cacchio fai? Allontanatevi, Anna, cosa cacchio stai facendo? Ferma, non lo so, non controllo niente io. Premi indietro. Ti sto provando.
vado! Fa qualcosa! Anna, fai, entra qua dentro, entra. Come, sei come, pronta? Come? Tanto stai attaccando me, okay, entra dentro, clicca dal destro, entra dentro! Funziona. Non la fa entrare! Porca miseria! Ma che succede? Non lo so. Anna, non puoi entrarci? Non puoi entrarci proprio. Non posso entrare! Cosa vuol dire? Pure se lei ci prova si rifiuta. Ok, capito? Romperò lì, lo prende lei. Non lo può prendere lei. Anna, fai porca miseria. Vai via, attento. Allora, raga, aspetta, ho un'idea. Brava, fai così. Così in teoria non posso muovermi. Guarda, è l'intruso, perché l'intruso è arrabbiato che lei non sta riuscendo ad attaccarci, perché è apposta, capito? Quindi l'intruso è vivo. Non è morto, raga, probabilmente, secondo me, o forse è morto, ma sta interagendo con noi, cioè ci vede attraverso comunque. Anna, tipo. Sì. Ho capito tutto. Cosa? Allora, venite, andiamo dentro il castello, così Anna ti la lasciamo lì, Anna. Sì, raga, la lasciamo lì, io Anna, Io mi blocco con la bacchetta. Voi andate veloci. Raga, andiamo via. Allora, io ho capito tutto. L'intruso sapeva che sarebbe morto. Allora ha fatto bere a me e ad Anna il suo sangue, perché in questa maniera qui lui ha continuato a vivere, ma dentro di noi. Si è trasferito in voi? No. Sì, si è trasferito dentro di noi. Quindi lui ci vede sia da voi che da Anna. Esatto, è entrato da noi in questo modo qua. Quindi adesso invece che un intruso ce ne sono due. Non possiamo, dobbiamo toglierlo da dentro di noi che abbiamo bevuto. No, non possiamo. E tu fai schifo. Perché tutta questa cosa di bevete, eri tu, tutte le volte. Raga, ma poi ci continuavano ad attaccare. Ragazzi, sto tornando, mi sono ripresa. Ok, davvero? Sei sicura? Sì, mi sono ripresa. Stiamo arrivando, eh. Ok, è vero, Anna è ancora trasformata anche. Buonissimo. Ottimo. Mamma mia. Ok, allora, io con te, guarda, io ti giuro che oggi sono veramente arrabbiato con te, Ma veramente. Io ho fatto solo quello che dovevo fare. Ma cosa sei? Un chierico di qualche... Mamma mia, guarda, di una divinità malata sei. È giusto così, veramente. Ma cosa? Sentite cosa dice? Sembra un cultista. Quelli che si mettono a divinare, no, un demone e dicono, è giusto così. Ma cosa dici? E continuare a tornarci sopra non serve a niente. Ormai è andata e non siamo più lì, fine. E cosa possiamo sì, fare? Sì, per quello no, ma lui, tu non lo sai. Ma guardati gli episodi che ti mancano. Tantissime. Ne fa una ogni video. Cioè, e poi, vabbè, io posso capire che lui dice, vabbè, a volte lo devo fare perché altrimenti l'intruso ci uccide. Perché questo è il catch, no? L'intruso, se lui non fa quello che l'intruso gli comanda... Ti minaccia, tramite lui, ok. Esatto. E quindi io capisco che Mario qualche volta dica, vabbè, voglio assecondare quello che fa l'intruso. Ma arrivare a dirmi che mi colpisci a me se prendo i trofei, cosa peggio ci può essere di uccidere me? Cioè, è non meglio ho capito. Che ti colpisca io, ma che cosa... finisca tutto. No? Ho capito, ma se mi uccidi finisce tutto. Tu mi hai minacciato. Cioè, cosa mi facevi? Porca miseria. Era un deterrente, serviva deterrente. Vabbè. Anna, sei sicura tutto bene adesso? Tutto ok? Sì, però stavo pensando una cosa. E se noi morissimo? Cosa stai dicendo? Abbiamo una piuma sola. Cosa muori? Sei l'intruso scema? L'intruso è dentro di noi. Io e te, dici? Ma è un rischio assurdo. Cioè, se moriamo io e te, no, scusa, ma come rischiamo. No, raga, allora venite un attimo. Prima di tutto, c'è un'altra cosa. Stiamo tirando tutti. Raga, stiamo impazzendo, probabilmente. Guarda, e questa volta è successo di tutto e di più. Io veramente non so dove sbattere la testa. Dovremmo andare a finire nel reame del tramonto, perché ci manca un passo, raga. Secondo me, a prendere sto cacchio di tiranno. Ma adesso che sappiamo che l'intruso è dentro di noi, secondo te ce lo lascia fare? No, e poi ci sono tre cose. Io non so più cosa fare, raga, io sto impazzendo. Ci sono tre problemi, c'è l'apocalisse che incombe. Mancano quanti? Due sigilli. Due. Qua, Giorgio, devi entrare nel pavimento. Poi l'altro problema è l'intruso, che a questo punto morto non è, raga. Io sono sicuro, se è morto è comunque vivo dentro di noi. E il terzo problema, che non è da meno, è il fatto che abbiamo il cuore dell'intruso. Magari lui può rivivere attraverso il cuore. Quindi l'unica cosa che noi possiamo fare è dare il cuore da mangiare al tiranno e sperare che, facendo così, serva per ucciderlo. Raga, vi siete bloccati sulle scale? Ma non lo possiamo prendere il tiranno. Stiamo arrivando. Sì. Muovetevi, dai, forza. Il tiranno non possiamo prenderlo, ma abbiamo tutto quello che serve per prenderlo. Perché non possiamo prenderlo? Cosa ci manca? Perché siamo controllati. Ma che dici? Ma chi se ne frega? Noi ci andiamo lo stesso. Siamo pronti a combatterlo. Se l'intruso si mette davanti, noi lo ammazziamo e ci riprendiamo il tiranno. Perché il tiranno, guarda, ormai con tutta la fatica che abbiamo fatto per arrivarci, non ci fermerà niente per prenderlo. Cos'è successo qua? C'è un filo gigante che collega tutti i computer, ma non c'era l'altra volta. Ha potenziato qualcosa, magari? Stai zitto tu. Tu fuori. Va bene, esco fuori. E tu dentro. Ma questa zona che cos'è? Questa zona è il cuore del castello. Praticamente da qui la ragazza Amy, la ragazza cyborg, riesce a controllare le difese del castello e a tenere lontano l'intruso. Resto fuori,
Stai fuori, tu invece mi spieghi. Tu mi spieghi perché sei rimasto indietro. Forza. Non lo so, non lo so, c'era fila. Io ti ho notato, c'era fila. Cosa siamo sull'autobus? Ma la smetti di dire cretinate. Io ti ho guardato, mi sono girato. Tutti stavano scendendo dalla scaletta e tu non c'eri. Ascoltami. Zero. Non c'eri. Zero, non c'eri. Giuro. Non va c'eri. Bene, va bene. Allora, io ho visto e ho il adesso. Video. Quindi la smetti di dire fesserie perché altrimenti diventi ancora meno credibile. Ora. Okay. Uno ruba, quell'altro mi minaccia. Ci manchi pure tu a dire cavolate. Io che scompaio. Magari la smettiamo. Perché già la situazione è abbastanza critica. Appunto, è critica. Non puoi mettere in dubbio chiunque. Sì, certo, me posso fidare. Proprio tanto mi posso fidare. Lion, francamente, al momento i due più pericolosi siamo noi, non loro. Ascoltate, allora, Giorgio, per te qua non c'è niente, purtroppo. Perché la ragazza cyborg conosce solo noi quattro. Quindi dà le cose solo noi quattro. Però, ok, c'è una nuova bacchetta magica per ciascuno di noi quattro. Mario, tu non entri finché io non ti dico che puoi entrare. Va bene, aspetto qua fuori, non ti preoccupare. E quando entra Mario lo controlliamo tutti, perché non mi fido più. Va bene, va bene. Proprio in questo momento, guarda, è il momento peggiore. Queste bacchette sembrano essere molto più potenti delle ultime che abbiamo. E sicuramente ci sono anche delle magie ancora migliori. Quindi io ringrazio la ragazza, perché guarda, senza di lei veramente non so più come avremmo fatto. Perché le trasformazioni durano pochissimo e le armi che abbiamo sono minime, ma le magie sono forti.